Ciao amici, non so che auto comprarmi, che presto, che so, il prossimo anno volevo comprare un'auto nuova, no? Allora, cioè, io sono tra Honda e Toyota, non so cosa decidere. Ultimamente poi col kayak mi piacerebbe comprare un pick-up, pensa. Però il pick-up, io guardo, i miglia, MPG sono miglia per gallone, 20. La mia Chevrolet, no, la mia Cherokee Jeep che ho adesso farà 15, 12, non lo so. Ho visto sta Element 25 e così. Questa è bella perché posso mettere il kayak, un casino di roba. Io voglio lo spazio, però voglio anche i miglia, così il consumo. Quindi, allora, inizialmente ho partito dalla Wind. Allora, vabbè, inizialmente sono partito dalla Toyota. Però ho guardato anche l'Honda, ho visto sta Fit, costa poco, 34 miglia per gallone, è bellina. Poi dietro si apre, si vanno giù tutti i sedili, puoi metterci una bici, un surf. È molto simpatico, però costa anche poco. Tutti molto contenti, bla 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 bla. Il problema è che non c'è gli attacchi sopra per mettere il kayak. Ma gli attacchi del portapacchi si possono mettere a tutte le macchine? Qui ad esempio non dà l'opzione. Invece l'Element dà tutte le opzioni. C'è pure l'attacco per il kayak fatto bene. Però fa 10 miglia in meno della Honda. Se no, allora, tra la Honda solo queste due. Ho la CR-V, SUV, 20, 27. Questa qui è meglio dell'Element. L'Element social. Poi c'è Toyota, che è quella che da cui sono partito. Vabbè, c'è la Prius, piacerebbe prenderla. Solo il prezzo costa 21.000, costa un sacco. Se no c'è la Matrix. Oppure guardavo sti pick up, però pick up il più scarso, fa vedere, non me la dà. Il pick up più scarso, sta caricando, ha solo due sedili davanti, no? Invece io vorrei prenderlo almeno con la cabina dietro, no? Poi lì hai voglia nel cassone a metterci roba. Ad esempio ieri sono andato a prendere cosi del prato, il pick up ci vuole. Voi direte, sì, ma qui i SUV in città, ma io vivo in campagna, quasi, quindi mi ci vale. Quindi io vorrei questa qui, view price 20-25 si può fare, no? Questo qui c'è la cabina dietro, c'è due cosi davanti, poi c'è il pick upone, no? Quindi andrò a spendere $18.000. Non mi ricordo gli MPG, mi sembra sui 20. Non è che lo dicevo prima. Se no c'è la Prius, oppure c'è la RAV4, oppure Matrix, saluto a macchina così, da giovine. Sì, ma io devo andare col kayak. Mi serve una macchina. Prius. Guarda che linea perfetta. Sportiva. Slancio aerodinamico. Troppo simpa. $48.000-$45.000. Questa mi attira molto, no? $48.000-$45.000. Oh, la benzina costa $4 al gallone qui, Cioè, quando arriva a 5-6 è a livello dell'Italia. Quindi siamo ancora messi bene, però non per molto. Dov'è che siano? Il P
Dio mio. Si mette un sacco a caricare. Va bene. Poi lo so voi cosa vorreste prendere. Vorreste prendere una bella Chevrolet Camaro. Anche a me piacerebbe. Guarda che bella, sportiva. Questa è la nuova Camaro che deve uscire, no? Molto bella. Questo qui ovviamente sarà il solito 5.000 in cilindrata. 3 km con un litro. Guarda che bella. Cattivissima, Questo è un concept. Però dovrebbe essere disponibile nel primo quarto del 2009. Guarda che bello dentro. Questo qui fa boom quando si accende. Però questa qui, vedi, la Toyota Honda, la prima cosa che ti fa vedere sono i miglia, no? Questa mia non te la fa vedere. Questa non so dove cavolo ti dice quanti chilometri fai con un litro, non te lo dici neanche. Se no, un'altra macchina mi piacerebbe comprare, la Dodge Magnum. È una specie di SUV, però a forma di macchina, quindi una specie di station wagon, una specie di Volvo, no? Di quelle lunghe. Molto bella, molto linea, molto aerodinamica. Anche qui non ti dice il prezzo, no? Ovviamente il prezzo. Vediamo engine and transmission. Il prezzo è superfluo. No, ecco. 6.1 litri, 425 forza di cavalli, 420 cubic feet pound torque. 420 cosa sono qui? Pound, insomma, libbre quadrate, penso. Libbre quadrate di, non so, ciao. 6,1 8 cilindri. Però c'è anche la versione 2,7 cilindri, 2,7 litri. Ovviamente il consumo MPG neanche morto. Te lo metterà proprio nelle cosine piccoline, nelle scrittine. 2 litri a chilometro, non so. Se no, non so, di macchina, ad esempio, pubblicizzata molto sono le Ford. Però, ormai tutti mi hanno detto. Ho Toyota Honda, basta. Che cosa si spaccano? Si spaccano. Allora, anche però la Chevrolet. C'è una macchina, un pick-up della Chevrolet molto bello. Eccolo, questo qui, bellissimo, guarda che bello! Sembra una macchina vecchia, però è anche pick up, è decappottabile. La SSR in sola. Per soli $50,000 potete avere questo 6 cilindri. Ecco, vai, 13 miglia con un gallone in città e 20. Sì. Poi sono sempre meno, no? Quindi non matterei molto con i risultati. Vedi, la prima cosa che ti dicono qua, chilometraggio. Non ti dicono un cavolo. Ridgeline. Vediamo la fit, vi faccio vedere la fit, no? Ad esempio, se c'hai un Lama, lo puoi mettere benissimo, guarda, dietro. Se c'hai 5 persone, le metti. Se c'hai una tavola da surf, la metti così. Poi si mette giù. Spazio c'è tutto. Quindi puoi mettere le bici così. E allora lo so. Però così. Io voglio il pick up. Voglio un pick up. Brown. E allora per il momento è tutto, ciao a tutti!